Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Unisalute, specialisti nell'assicurazione salute. Agente generale Vaccaro Aquila Maria, via 20 settembre 110, Lamezia Terme. L'ottica di Enzo Augello arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Macelleria Il Gusto delle Carni, macelleria gastronomia, carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria, banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Teca Green Full, più di una semplice stazione di servizio. Da noi puoi trovare benzina, gasolio, metano, GNL, GPL, ADBlu, ricarica elettrica per la tua auto. Inoltre hai un mondo di servizi per la tua sosta. Trasporto carburante, wifi free, parcheggio per auto e per mezzi pesanti. Teca Green Full, via Pasquale Cerra 5, Lamezia Terme, a pochi metri dallo svincolo autostradale. Buon pomeriggio con Pronto Sindaco, oggi martedì, il sindaco è qua puntuale come tutte le settimane, parleremo di tante cose, ma prima di iniziare questa puntata, che ritengo una puntata che dobbiamo dedicare a una persona, un caro amico, un grande avvocato, un professionista, parlo di Giampiero Pileggi, nonché Giampiero Pileggi, amico fraterno, d'infanzia, di avventure di calcio, di sport, tutto quello che ci ha da spartire con un amico è stato veramente l'amico del sindaco. Venerdì è successo che si trovava a casa sua alle ore 17 e praticamente un malore è venuto a mancare alla sua famiglia e a mancare l'intera comunità e all'amico in particolare Paolo Mascaro. Infatti oggi non era prevista la puntata perché il sindaco non era in forma o non era nell'umore giusto di venire in trasmissione, però l'ho pregato di venire anche per fare un ricordo speciale a Giampiero Pileggi. Sì, hai detto bene, già tu, il nostro è stato un rapporto che è durato per tutta la vita, amico d'infanzia, compagno di stanza all'università, compagno di tante avventure, con lui bene o male abbiamo condiviso davvero tutto nella nostra vita
La tristezza è enorme, ma è una tristezza che non è solo mia personale o dei familiari o degli amici più intimi. La tristezza è tristezza collettiva, perché chi ha conosciuto Giampiero sa che il suo sorriso era Potete contagioso. mandare le fotografie dell'avvocato Pileggi, perché così lo ricordiamo in quei momenti ecco, che si Il trovavano col suo cinema. sorriso era contagioso, la sua umanità dirompente, sempre pronto a dire di sì e per qualsiasi necessità, sempre disponibile, allegro, cioè tutte le ottime qualità, un grande professionista. Abbiamo passato degli anni universitari Commentiamo splendidi, queste splendide. foto. Eh sì, questa è una foto che sarà, credo, di almeno 10, forse 15 Lui anni sempre fa, no? disallegro. Ma lui sempre allegro, quindi per me, ripeto, per tutti è stato davvero qualcosa di incredibile, anche perché era di vitalità assoluta sino all'ultimo giorno della sua vita. Amava giocare a padel, amava in maniera davvero intensa la nostra terra, la Marinella, il mare. Tanto se si va sul suo profilo si vedono tante immagini, tante foto del mare Non di lì. abbiamo ancora Credo che foto trovava il massimo della serenità, il massimo della con gioia. chi ricordiamo che era il figlio del nostro caro procuratore, Vabbè, l'indimenticabile l'indimenticabile procuratore Pileggi. procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Giovanni Pileggi. Ecco, qua è una foto particolare. Una foto dove c'è il sindaco, l'avvocato e Mazzarino. Pasquale Luzzo è l'altro nostro amico fraterno, diciamo che eravamo bene o male. Chi era quello? Pasquale Pasquale Luzzi? Ah, Luzzo, Pasquale Luzzi, sì. sì, è altro nostro amico fraterno. Che boh, il dolore è davvero. Ecco, questa è stata l'ultima volta che siamo stati assieme a cena, Quando era questo? e questo è stato lo scorso anno. Lo scorso anno. Voi vi sentivate, E ecco, qua questo. invece eravamo ragazzini ed eravamo sempre noi tre. Siamo, credo, ventenni. Insomma, è stato un brutto colpo per Sì, tutti, insomma. ma ripeto che con chiunque ci si trova a parlare, anche in questi giorni, chi lo conosceva di più, chi lo conosceva di meno, sempre ricorda la sua solarità, il suo amore per la famiglia, il suo amore per gli amici, il suo darsi e donarsi totalmente, la sua professionalità, la sua voglia di vivere, la sua voglia di vivere. Milanista non accanito, accanitissimo. Con lui siamo anche andati, noi eravamo assieme a Roma all'università, ricordo una notte, abbiamo detto ma facciamo una cosa, andiamo a Milano e come andiamo? Andiamo a Passaggi. E ricordo che siamo andati a Passaggi, era altra epoca ovviamente, quindi parlo oramai di 40 anni fa, ma siamo andati da Roma a Milano a Passaggi durante la notte Per andare a vedere una partita per del andare a Milan. vedere la partita del Milan, sì. Lei, sindaco, in questi giorni vi è stravolto un po' la vita, la situazione, infatti lei non è andato, non ci sono stati eventi montani, non ha voluto andare da nessuna parte, è voluto stare chiuso in se stesso, stringersi al dolore della famiglia Pileggi. Ma gli eventi festivi, momenti di festa ho preferito un po' evitare, momenti di gioia, ma momenti in cui, faccio un esempio, la sera di sabato un mio fraterno amico che è Claudio Arpaia ha festeggiato 50 anni di Sì, ne attività, un momento parliamo bellissimo, dopo di però Claudio. ho detto, ho pregato di, volevo soprassedere, ma credo che sia normale un po' per tutti noi. Ok, sindaco. Continuiamo. Assolutamente Continuiamo sì, con la nostra assolutamente trasmissione. sì. Cercheremo di cambiare un po' l'umore, ma è difficile in questo istante. Questa settimana, al di là di questa brutta storia che ha colpito un po' tutta la nostra città, se ne è parlato per tutta la città, di Giampiero Pileggi, cosa si è fatto lavorativamente al comune? Ma Quali la novità ci sono state? settimana resta una settimana dove tante attenzioni inevitabilmente sono state ancora per le conseguenze negative dell'alluvione della notte tra domenica e lunedì, e quindi è settimana in cui anche adesso si sta un po' alacremente lavorando, soprattutto nelle aree maggiormente interessate, tipo il fiume Cottola, tipo l'Amato, si sta lavorando alacremente anche da parte dell'amministrazione comunale, da parte della provincia, da parte dell'ANAS.
ANAS, un po' per ripristinare le tante criticità che ci sono. Quindi abbiamo per fortuna in brevissimo tempo anche riaperto quegli istituti scolastici che erano rimasti per qualche giorno chiusi, e quindi i 6 istituti che prudenzialmente per effettuare dei lavori li abbiamo chiusi 3 per 2 giorni, altri 3 per altri 2 giorni, adesso sono tutti aperti e quindi ci si è dedicati a questo. E poi chiaramente si è andata avanti con tutte le attività, perché l'attività amministrativa, è chiaro, non si ferma mai, non si ferma di fronte alle alluvioni, non si ferma dinanzi a problematiche che possono riguardare le singole persone, di sindaco, di assessori, di consiglieri, e quindi si è lavorato alacremente un po' su tutti i fronti. Sindaco, ci sono stati parecchi danni a cose, ad aziende, specialmente agricole, dove stanno ancora tuttora lamentando. Stamattina sono stato contattato da un'azienda dove hanno avuto parecchi danni, o quasi, un'azienda quasi distrutta. E sono stati provvedimenti presi dalla regione, cosa bisogna fare per... Allora, siamo andati anche un po' dopo qualche giorno dall'evento, proprio per non intralciare all'inizio quelle che erano le inevitabili attività immediate che bisognava porre in essere. Venerdì siamo stati 7 ore un po' sui luoghi che sono stati colpiti dalle alluvioni. Mi dispiace se non abbiamo potuto girare ovviamente tutte le aziende che sono state danneggiate, un po'. La scaletta degli incontri in parte era stata programmata da altri, e in parte siamo andati dove alcune persone ci hanno sollecitato quella mattina stessa di passare, e oggettivamente abbiamo visto tanta devastazione, tanti danni, tantissime aziende davvero messe totalmente in ginocchio, tante famiglie che hanno passato momenti bruttissimi, perché l'esondazione del Cottola, l'esondazione dell'Amato in quella parte del territorio lametino hanno davvero creato infiniti, immensi problemi. Comune, provincia e regione hanno subito un po' dichiarato lo stato di calamità naturale, e quindi si attendono adesso quelli che un po' sono i conseguenziali provvedimenti. Noi abbiamo interlocuzione anche con la regione, che subito un po' si è attivata anche per la verifica un po' di queste situazioni, e chiaramente saremo giorno dopo giorno presenti per far sì che vi possa essere la massima celerità, perché queste sono aziende in ginocchio. Cioè, se non si interviene immediatamente anche con forme straordinarie, con aiuti immediati di natura economica, queste aziende non ce la faranno a rialzarsi, sono totalmente massacrate, i cicli produttivi sono stati azzerati, nel senso che tante aziende agricole hanno avuto le produzioni letteralmente massacrate e azzerate, e chiaramente non si possono attendere tempistiche particolarmente burocratizzate di accertamento e quantificazione dei danni, ma a nostro parere bisogna intervenire, e chi di dovere, con delle iniezioni di liquidità immediata. Ma io sono certo che soprattutto la Regione Calabria farà tutto il possibile e l'impossibile, conoscendo la sensibilità del Presidente Occhiuto e il grande attivismo anche dell'assessore Gianluca Gallo, si farà subito il possibile e l'impossibile perché ci possano essere immediati ristori e immediata possibilità per queste aziende di ripartire. Vi è anche un profilo occupazionale da tener presente, perché chiaramente rischia di avere ricadute molto gravi anche sotto il profilo occupazionale. Ma la preoccupazione di aziende produttive del nostro comprensorio, mi dicevano che ancora aspettano qualcosa dall'ultima alluvione, ci furono purtroppo la disgrazia della signora con i due bambini scomparse. Dall'epoca ancora non gli è stato riconosciuto niente, e si sono dovute rialzare con le proprie forze, avendo ancora debiti della prima alluvione. Adesso siamo alla seconda. Sì, questo ci riferiamo un po' alla tristissima alluvione del 5 ottobre del 2018. Io ho raccomandato infatti a chi mi sta vicino, anche agli uffici, noi questa volta dobbiamo cercare davvero, per quelle che sono le nostre competenze, di fare in modo che ci possa essere una velocizzazione di tutto ciò che su di noi ricade, perché questo è davvero un dramma umano, questo è un dramma davvero economico, questo
questo è un dramma della comunità e della collettività, bisogna fare l'impossibile per accelerare quelle che sono le tempistiche. Noi abbiamo comunque il COC ancora attivo, quindi per quanto riguarda tutti gli aspetti, ripeto, degli interventi di somma urgenza, come stanno avvenendo al Cottola, per quanto riguarda gli aspetti di assistenza anche alle famiglie, a quelle che possono essere le necessità, è chiaro che noi come amministrazione ci siamo e come centro operativo comunale si è ancora attivi e si resterà attivi sino a quando questa emergenza continuerà ad esserci. Però sindaco, con tutto ciò che c'è stato questo disastro di questa bomba d'acqua che è arrivata sulla Lamezia, dobbiamo dire è andata meglio, tra virgolette, meglio un po' dell'altra volta. Per esempio era stato pulito il fiume che costeggia l'aeroporto, come si chiama? Sì, via Boccioni. L'abbiamo salvato quella zona. Perché... No, per fortuna alcune criticità nel cuore della città sono state salvate, eliminate. Questo è stato un po' anche il frutto dell'intervento che vi è stato, sia con 6 finanziamenti che per fortuna il PNRR ha assegnato alla nostra città in materia idrogeologica, quindi vi sono stati 6 distinti interventi tra 800 e 900 mila euro, un po' cada uno, che hanno dato una grandissima mano sia a Bosco Sant'Antonio, sia vicino alla Chiesa dell'Annunziata, sia in Contrada Misà, soprattutto dove vi era sempre un po' l'allagamento di quelle case, sia in località Cubiti alla Mezza Terme San Biase, sia alla Scorciatoio per Platania e sia lì nella zona un po' di San Teodoro. Sono stati 6 interventi importantissimi che sono pressoché ultimati e che hanno subito mostrato gli effetti positivi, così come l'intervento che è stato fatto dalla Regione Calabria per il tramite del consorzio di bonifica, la prima fase dell'intervento che riguarda il Cantagalli, lì è un finanziamento di 3 milioni di euro, i lavori erano partiti oramai da 40 giorni, ma per fortuna hanno avuto l'intelligenza, anche in concerto devo dire con un po' tutte le amministrazioni, di partire dalla parte proprio del Cantagalli situata in Sant'Eufemia, quindi dalla zona di via Boccioni, che a nostro parere era il punto di maggiore criticità, e quello è servito anche tanto, però bisogna ancora, inevitabilmente bisogna ancora fare tanto, bisogna fare tanto, perché le zone di criticità sono infinite, si è cominciato a mettere riparo ad alcune situazioni. Io ho visto che anche per quanto riguarda il Cottola, che è stato uno dei motivi di maggiore purtroppo devastazione del territorio, sul Cottola vi è stato questo finanziamento di 2.230.000 euro, questo è un intervento che è effetto direttamente alla Regione Calabria, sono stati dati gli incarichi proprio per la progettazione e speriamo davvero che in tempi brevissimi, dopo i 3 milioni di euro che la Regione ha dato per il Cantagalli e che i lavori sono già in corso, possano essere utilizzati questi 2 milioni 230 per far sì che il Cottola possa diventare sicuro. Lì in Contrada Fialà abbiamo visto purtroppo con i nostri occhi che vi era una devastazione da far paura, sembrava lì dove è crollata la strada provinciale di essere proprio all'epicentro di un terremoto, per quanto era stata devastante proprio la furia e la forza negativa della natura, ha fatto crollare la strada provinciale e tutte le case che bene o male sono posizionate a non grande distanza dalla strada provinciale, chiaramente hanno rischiato tanto. Dobbiamo investire sull'idrogeologico, credo che questo l'Italia l'abbia capita, certo. Perché poi chiaramente noi oggi giustamente guardiamo le immagini drammatiche di Lamezia, della calamitina. Io sono stato anche a Diacurso, anzi io colgo l'occasione per ricordare un grande sindaco. Anche il sindaco di Diacurso, un grande sindaco, Nando Serratore, che anche è giovane. Sì, 66 anni, che è venuto a mancare proprio nelle ore dell'emergenza. Diacurso è stato in assoluto, insieme probabilmente a Maida, San Pietro a Maida e la Mezza Terme, sono stati un po' l'epicentro della negatività di questo evento alluvionale.
lui era davvero all'opera 24 ore su 24 quando un malore lo ha improvvisamente sottratto a noi. E io sono andato ovviamente ai funerali nei giorni scorsi a Giacurso, siamo andati lì, lo può confermare anche Ciccio Carrozza, abbiamo dovuto utilizzare una strada alternativa, ma una strada alternativa che per percorrerla... Solo Carrozza ci può andare. Ma non era semplice, perché è una strada alternativa che è ancora aperta, ma una strada alternativa che in tanti punti faceva letteralmente paura. Quindi bisogna investire tanto sull'idrogeologico. L'Italia l'ha capito, stavo dicendo questo, oggi è successo nei giorni scorsi nella nostra area territoriale, ma non stiamo vedendo in Emilia Romagna, non abbiamo visto in Toscana, non abbiamo visto in Sicilia, non abbiamo visto in Liguria, in Sardegna, cioè accade in tantissime parti, qualcosa sicuramente è cambiato, ma purtroppo qualcosa non c'è in termini anche di manutenzione, non c'è in termini di controllo adeguato del territorio, non c'è in termini di lotta senza se e senza ma a determinate situazioni, fattori, interventi dell'uomo sulla natura che vanno a creare situazioni di pericolo. Quindi su quello dobbiamo fare tutti tanto e dobbiamo capire che è in assoluta una delle priorità che bisogna portare avanti. Sindaco, lei, tornando un po' alla politica della nostra città, no? In questi giorni noi stiamo sentendo un po' di gente delle altre sponde politiche, perché è giusto che la televisione apra le porte a tutti, ognuno dica la sua, noi non siamo dei giudici, noi sentiamo, riferiamo quello che dicono i cittadini e sentiamo quello che dicono gli altri politici, ognuno la pensa a modo suo e poi si fa un'opinione. Tutti che ho intervistato mi dice i ponti dei piazze del Parco Mastroianni, che fine hanno fatto, che non si è fatto niente. Non è così, sui ponti... Io sto dicendo a lei... Assolutamente senza nessuna polemica, non è mia intenzione farla nel modo più assoluto. Non si fa nulla quando si resta inerme e inerti, nel momento nel quale l'amministrazione ha già impegnato le somme, quindi ci sono le somme che sono già disponibili, impegnate tramite la devoluzione dei mutui, significa che si è fatto, perché la cosa più difficile tante volte per l'amministrazione è reperire le risorse. Cioè, se tu oggi mi dicessi perché non asfalti tutte le strade dei 162 km quadrati della città, io ti dico non le asfalto perché non c'ho i soldi e quindi su questo non posso far nulla rispetto alla complessità delle strade. Sui ponti Mastroianni e noi ci siamo riusciti perché tramite la devoluzione dei mutui abbiamo programmato quelli che sono tre importantissimi interventi che stanno andando avanti e quindi si è nella fase quasi della progettazione, che è molto veloce, e poi dell'esecuzione dei lavori. I tre interventi sono il rifacimento di questi ponti del Parco Mastroianni, purtroppo probabilmente errori iniziali di progettazione o mancata manutenzione portarono già nel 2015 nel 2016 a chiuderli. Oggi finalmente siamo all'uscita del tunnel perché le somme sono state già impegnate e sono lì, ci sono oggi, le avrà anche il prossimo sindaco nel 2025, quindi i soldi già ci sono. Abbiamo programmato e già impegnato anche le somme che quindi ci sono nel cassetto per quanto riguarda quella che è la ristrutturazione del palazzo di città di Corso Numistrano, quindi quella che era l'ex sede, diciamo l'ex delegazione comunale di Nicastro, sono stati impegnati e ci sono già nel cassetto i soldi per quanto riguarda la ripresa, ristrutturazione di quello che è l'immobile che è ubicato accanto a Palazzo Nicotera. Quindi su questo è stato fatto. È chiaro, non vedranno la luce questi ponti in questi 7 mesi perché non si ce la fa, non è come per esempio la cupola geodetica sulla quale tanto abbiamo lavorato e che da qui a 40 giorni, 45 giorni, 50 giorni possiamo inaugurare, non è come ad esempio la nuova palestra che abbiamo fatto nella scuola a Piazza 5 Dicembre che la possiamo inaugurare, non è come il nuovo refettorio che abbiamo fatto sempre lì in Piazza 5 Dicembre che possiamo inaugurare, non è come altri lavori che li vediamo quotidianamente come il Maggiore Perre, come tanti altri cantieri che sono aperti. Inaugureremo la fine dei lavori, faccio un esempio, sui beni confiscati sia in via dei Bizantini e sia della Lucky Friend, questi arriveremo al traguardo, ma l'amministrazione è fatta di tanti momenti
momenti. Attenzione, il primo importante e determinante momento è quello di trovare le risorse e impegnare le risorse. Significa che le risorse sono lì e da quella destinazione non si possono muovere. Quindi anche sul ponte Mastroianni non sono state parole, ma sono stati fatti. Secondo me, con questi soldi del PNRR che sono arrivati, non è che ci abbiano capito tutti, specialmente anche i politici stessi, perché ognuno dice ci sono i soldi del PNRR, perché non si usano quelli, no. E quelli vanno usati con... cioè, spieghiamo bene questa situazione, perché parecchi cittadini sembrano che ci siano soldi arrivati, che voi potete fare l'uso che volete, ma non è proprio così. Probabilmente, giustamente, il cittadino può equivocare. No, anche politici. No, può pensare il PNRR distribuisce soldi. I soldi astrattamente si possono distribuire anche a pioggia. Astrattamente, se vi erano, faccio un esempio, 1.000 miliardi, si poteva decidere in base al numero degli abitanti, io distribuisco i 1.000 miliardi. Ogni sindaco ne fa quello che vuole. L'Europa non l'avrebbe mai consentito, ma dico, poteva essere una variabile. Il PNRR, per come è stato strutturato, ponendosi anzitutto delle finalità ben precise e quindi degli obiettivi da conseguire, ha poi portato avanti dei bandi. Quindi sostanzialmente cosa ha detto agli enti locali quando i bandi erano rivolti agli enti locali? Primo esempio. Vi è la possibilità di fare degli interventi in materia idrogeologica, quindi di tutela del territorio. In presenza di questo bando, cosa ha fatto il Comune della Venezia Terme? Ha presentato 6 progetti, sono quelli che ho detto prima, ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro. Quelle somme lì dovevano essere obbligatoriamente destinate. Vi era la possibilità, sempre tramite il PNRR, di poter portare avanti delle ristrutturazioni e miglioramenti di impianti sportivi. Cosa ha fatto il Comune di Lamezia Terme? Ha partecipato, ha ottenuto 1,5 milioni di euro per il progetto dello stadio Renda di Lamezia Terme San Biase, ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro per lo stadio Riga di Lamezia Terme Sant'Ofemia. Allo stesso modo vi era un bando PNRR molto ambizioso, che era qualità dell'abitare. Lì sugli 8.000 comuni d'Italia potevano arrivare al traguardo non più di 10-15. Il Comune di Lamezia Terme ha presentato una progettualità importante e per quanto riguarda il PINQA, qualità dell'abitare, ha ottenuto 115 milioni di euro che sono strutturati su 16 linee di intervento, ma si può fare solo questo. Quindi chi pensa che coi soldi del PNRR, faccio un esempio, si potevano asfaltare le strade, che coi soldi del PNRR, faccio un esempio, si potevano potare gli alberi, questa era una cosa che non si poteva fare. Col PNRR si poteva competere, ad esempio, per realizzare nuovi asili. Lamezia riesce ad intercettare 3 finanziamenti e lì abbiamo l'asilo accanto alla concattedrale che sta già vedendo la luce e ci sono i 2 asili che si realizzeranno in Via della Vittoria, i cui lavori partiranno tra qualche mese. C'era la possibilità di poter intervenire sulle scuole e allora su Via delle Rose, quell'edificio fatiscente è stato già demolito, già gettata le fondazioni, sta nascendo una delle 80 scuole più moderne d'Italia. Il PNRR è questo, quindi i cittadini è chiaro che possono avere delle idee errate o possono pensare si potevano utilizzare i soldi del PNRR per potare gli alberi, per curare il verde, per bitumare le strade. No, questo non si può fare. Un po' più grave se a pensare che si potesse fare qualsiasi cosa fosse stato un politico, perché non è così. Anche negli altri ambiti non destinati agli enti locali, faccio esempio in materia di sanità, le ASP che hanno partecipato hanno ottenuto dei finanziamenti per realizzare case di comunità, così come verrà realizzata a Lamezia, ospedali di comunità, altre tipologie di strutture, ma tutto è stato reggimentato a monte e in quella reggimentazione a monte, fatta poi dallo Stato, quindi dal governo italiano, noi enti locali ci siamo inseriti. Chi è stato bravo, come in questo siamo stati molto bravi noi, siamo riusciti ad ottenere finanziamenti un po' in tutto
tutti i bandi che vi sono stati. E chi non è stato bravo è rimasto un po' indietro e ha perso un'occasione di sviluppo del territorio, ma il PNRR è questo. Noi in questo momento abbiamo 11 cantieri PNRR in corso, il 12° dello stadio Riga sta per partire, a breve poi partiranno i primi cantieri di Pinqua e a brevissimo, credo 30, massimo 45 giorni, parte un cantiere molto importante che è quello di rigenerazione urbana, che sarebbe la realizzazione della grande piazza accanto alla concattedrale, l'ultimazione di quell'edificio che è vicino ai palazzi comunali, un po' una rimodulazione di tutta quell'area e una ristrutturazione anche del palazzetto dello sport di via Marconi. Bene, arrivano messaggi per lei, sindaco, e poi arrivano messaggi insomma anche per l'avvocato di condoglianze, sono vicini al lutto Pineggi, diciamo. Sì. Sindaco, abbiamo avuto anche una soddisfazione in questo... Come? Non riesco a metterlo, se me lo riesci tu a metterlo... no, perché ogni minuto arrivano messaggi. Stiamo sentendo il rumore del messaggio. Allora il tecnico prontamente. Giustamente la regia. Siamo in diretta. La regia è giustamente intervenuta. Grazie, grazie, grazie. Disturbava evidentemente. Sono un po' imbranato dalle telefonie. Posso dire che siamo in due. Certo. Allora, stavo dicendo, sindaco, in questa settimana c'è stata una cosa anche bella per la nostra città. È stato premiato l'edicola di Pane Quotidiano a Milano come una delle attività in Italia di giovane imprenditore, insomma, no? Ed è stato bravo Stefano Puglia per quello che ha fatto. Infatti è stato riconosciuto a Milano come migliore attività alternativa nazionale. Vuole dire qualcosa? È anche un successo quello della nostra città. In Italia è riconosciuto in un posto degradato e dove è uscito una piccola attività culturale. Hai l'abilità tante volte di anticipare quelli che possono essere i miei possibili interventi, hai anticipato una cosa che avrei ovviamente spontaneamente fatto, cioè fare davvero complimenti vivissimi a Stefano. Ha realizzato qualcosa di splendido e quando quella sera verso le 18 mi pare mi ha telefonato per dirmi di questo importantissimo riconoscimento, la mia felicità ha raggiunto i livelli più alti, perché questo è il giusto riconoscimento a chi in questa città, anche in momenti di difficoltà, perché sicuramente, diciamocelo, gli esercenti delle edicole vivono momenti di difficoltà, allora la capacità di saper inventare qualcosa, l'originalità di creare delle situazioni che addirittura arrivano a conseguire il primo premio in Italia è qualcosa che va sottolineato in positivo. Stefano poteva limitarsi ad essere un piagnucolone che diceva tutto va male, allora datemi aiuti, sentatemi da questo, cerchiamo di avere contributi, come devo fare, e piangersi addosso. Stefano si è rimboccato le maniche, devo dire, e mi permetto di dire che ha avuto anche la grande abilità barra fortuna di avere al suo fianco un architetto di livello eccelso quale Ester Puntoriero, che bene o male ha seguito passo passo ogni sua progettualità. E si è arrivati dove si è arrivati, si è arrivati al primo premio in Italia, ma si è arrivati a qualcosa davvero di eccezionale come idea e come risultato. Hai detto bene tu, Piazza Mazzini era vista un po' come una zona che doveva cercare di contrastare il degrado, frequentazioni a volte non molto consone rispetto a quello che deve essere il rispetto del decoro, situazioni un po' di abbandono, stavano rendendo quella piazza un po' un qualcosa da additare a livello negativo. Stefano è riuscito ad invertire così clamorosamente l'onda che una piazza che poteva essere additata negativamente quale area di possibile degrado è diventata invece ciò che viene additato come esempio a livello nazionale. Quindi questo è qualcosa davvero importantissimo e non mi stancherò mai di fare i complimenti a Stefano in primis, ma anche ad Ester. Aggiungo,
Perché è giusto che le cose si sappiano e perché è giusto che passi l'idea che la sinergia tra il privato e il pubblico è l'unica arma per far crescere i territori. Quando Stefano, che era, ripeto, titolare di un'edicola, quindi con quelle che erano le limitazioni anche normative e regolamentari sull'edicola, è venuto al comune di Lamezia per prospettare la possibilità di poter inventare qualcosa di così bello, ha trovato subito l'amministrazione comunale che ha spalancato le braccia, ha modificato in consiglio comunale un regolamento, ha consentito che l'edicola, discostandosi da quello che è l'idea e comunque la funzione originaria dell'edicola, ha creato qualcosa di nuovo, e questo si è potuto fare anche perché vi è stata un'amministrazione pronta nell'immediato a recepire le idee. Guai alle amministrazioni che sono respingenti rispetto alle idee di sviluppo, di crescita, di modernità del territorio. In questo caso si è chiuso positivamente un cerchio perché tutte le componenti, l'idea e il coraggio imprenditoriale, il grande talento professionale architettonico, la grande apertura di vedute dell'amministrazione si sono fuse raggiungendo un unico risultato, e di questi siamo orgogliosi tutti, nessuno escluso. Noi finalmente, Sindaco, possiamo parlare, una volta era un sogno parlare delle aziende che crescono, delle aziende che producono. In pochi anni c'è stata una crescita esponenziale da parte di alcune aziende. Vediamo nella zona ex Sir, che è tutta una zona piena di fabbriche, gente che lavora, aziende di un certo livello, anche a livello mondiale. È una Lamezia che produce. E con enorme gioia devo dire che sono stati festeggiati i 50 anni della ditta Arpaia. Arpaia è un nome storico, non è lametino perché provengono da una famiglia di campani, no? Sì, che non è di origine. Però diciamo, la nuova generazione è andata qua. Parliamo di Claudio Arpaia, che ha una distribuzione di bottiglie che rifornisce le maggiori aziende nazionali e internazionali per quanto riguarda la distribuzione delle bottiglie vuote, no? È un'azienda leader. È un'azienda leader del settore e appunto ha festeggiato i propri 50 anni proprio sabato. Cosa vuol dire Claudio Arpaia, che poi è un grande amico, ecco cosa succede. Ecco. Anche questo è sempre il bello della diretta. No, questo andrà alla Lamezia Termina. È sempre il bello della diretta. Andrà alla Lamezia Termina. Questo non lo cancellate perché è bellissimo, perché rimane nella storia. Per fortuna non si cancella mai nulla perché siamo trasparenti. No, siamo trasparenti, perciò non abbiamo niente da nascondere. Insomma, intanto che il nostro tecnico ripara la scenografia, stanno ridendo tutte dall'altra parte. Giustamente. Ma io con la coda dell'occhio vedevo che ti stava per cadere addosso. No, sindaco, però ci vuole una risata un po', oggi un po' di risata ci vuole oggi. Assolutamente. E stavo dicendo appunto di Claudio Arpaia, che merita tutti i 50 anni della sua attività, inizio della sua attività. Sì, che ha festeggiato altre sere con le maggiori ditte a livello nazionale e internazionale. Ma l'azienda Arpaia nell'ambito della distribuzione del vetro, io non conosco quelle che sono le statistiche a livello nazionale, ma credo sia proprio tra le primissime a livello proprio nazionale, quindi non certo a livello regionale. Sto vedendo. E quindi sì, è un'azienda che è in crescita, è un'azienda che dà lavoro, che dà sviluppo. Io conosco molto bene Claudio e ho sempre visto in lui comunque le stime del grande imprenditore. Aggiungo che con grande piacere da sindaco e comunque da cittadino di Lamezia Terme ho visto adesso quasi una sorta di differenziazione anche di sue attività, perché lì nella zona dove è ubicato il palazzo di città, esatto, nella zona API, ha realizzato e credo sia pressoché completato un fabbricato che è splendido solo a vederlo. Chi viene dice sempre: mamma mia quanto è bello quel fabbricato. Parlavo appunto l'altro giorno con lei, dicevo: secondo me è uno dei più bei palazzi realizzati alla Lamezia. Sì, sì, diciamo, mi ha anche detto quella che è la sua intenzione di continuare anche
anche in questa politica che nella realizzazione delle edificazioni tenga conto della bellezza del territorio e ha intenzione sempre nell'area API di procedere anche ad altre edificazioni, sempre mettendo al primo posto la bellezza e l'attrattività dello stabile da costruire. Per il resto è quello che dicevi tu, la città è molto attrattiva. Io anche stamattina è venuta un imprenditore di Reggio Calabria che è rimasta attratta dal nostro territorio e che aprirà anche delle attività sul nostro territorio. Quando parlavi dell'area ex SIR, sì, lì ci sono tante aziende nuove, aziende in via di sviluppo, ci sono anche importantissime aziende leader a livello regionale e nazionale che hanno deciso anche di poter avere lì. Oggi mi fanno ridere. Ah, sono loro che ti fanno ridere, pensavo che avevi la tosse. No, ah. Sono loro che mi fanno ridere per la Sento dall'altra stanza le loro risate. No, che comica proprio. Sono quelle scenette che stanno sempre sui social poi, no? Inevitabilmente. Vabbè, chiedo scusa, parlavamo delle aziende. No, ho completato quello che avevi detto tu in premessa di questa particolare vitalità che è chiaramente di estrema positività per il nostro territorio. La smetta il nostro territorio in tanti aspetti di essere piagnone e pigli davvero esempio da questa proprio importanza dello sviluppo imprenditoriale del territorio stesso. Insomma, questo è una grande soddisfazione, già quello che dicono, diciamo, l'altra sponda, diciamo, della politica, no? Però sono soddisfazione che Paolo Mascaro si è preso. Poi pensiamo che il tempo che ha governato non è completo, tutti i 10 anni, ha avuto delle fasi di interruzione che lo ha penalizzato tanto, diciamo. Ma io ho già detto in diverse altre occasioni che purtroppo prime fasi di miei mandati sono state davvero caratterizzate da situazioni drammatiche, tant'è che tanti mi avevano detto ti mancava solo il terremoto, ti mancava solo l'invasione delle cavallette, ti mancavano solo queste cose, perché un po' ci sono state tutte. Devo dire che da 3 anni a livello di governo cittadino e di amministrazione si sta governando con tranquillità, si sta governando con serenità. Se ci fai caso, sono i 3 anni che proprio la città ha, a mio parere, fatto i passi avanti più importanti. Se noi pensiamo solo a 3 anni addietro, tu ancora vedevi la città dove c'erano i pullman che erano antiquati, vedevi una città dove c'era una pubblica illuminazione che era antiquata, tu vedevi solo 3 anni fa una città dove la differenziata non si riusciva a scostare dal 32%, lasciando perdere una città che non aveva ancora approvato il PSC o altri aspetti. Quindi è chiaro che la continuità amministrativa e la serenità amministrativa, l'assenza di Covid, l'assenza di commissione d'accesso, l'assenza di ricorsi elettorali, poi quelle sono cose che diventano davvero qualcosa di particolarmente importante per lo sviluppo del territorio, dà anche fiducia al territorio stesso. Questo boom che oggettivamente oggi si registra a livello di attrattività anche imprenditoriale è figlio e frutto anche di questa stabilità, di questa serenità. Devo aggiungere, è anche figlio e frutto della sensazione di sicurezza che oggi si vive nei nostri territori, ben diversa dalla situazione di insicurezza che si viveva tanti anni addietro. C'è di più e lo dobbiamo fare crescere ancora di più. Diciamo, una volta il pullman non si pagava, ormai il pullman viene pagato tutto automaticamente, anche la mentalità, dico che noi un po' come comunità dobbiamo ancora crescere su alcuni aspetti, dobbiamo crescere, però chiaramente come tutte le cose bisogna pian piano, l'importante è avere il trend ascensionale, per cui da questo punto di vista è chiaro che le soddisfazioni ci sono e sono soddisfazioni importanti. Sindaco, io aspetto il foglietto magico, penso che l'abbia preso, ha avuto il tempo questa settimana di compilarlo, e lo trovo anche abbastanza pieno. Nulla comunque ferma quella che è l'attività doverosa amministrativa di chi governa un territorio. Ci si può fermare in determinati momenti nei quali un po' ci si sente un po' così, ci si può fermare dalle occasioni di festa, ma non ci si può mai fermare dai propri obblighi, almeno così mi è stato insegnato e così io sempre un po'
porto avanti. E quindi sì, anche questa settimana ci sono delle notizie che secondo me è importante dare per completare a livello informativo ciò che già ci siamo detti. E sapete che il Comune di Lamezia Terme era stato destinatario in quella che deve essere la pluralità delle situazioni che si devono un po' seguire e fare andare avanti. C'era il problema, non il problema, c'era la possibilità di ottenere dei finanziamenti per quanto riguarda i centri educativi. Un tempo si chiamavano estivi, poi in realtà, vista l'epoca temporale nella quale vengono date queste risorse, sono diventati centri educativi. Il Comune di Lamezia Terme ha avuto 77.000 euro, ha fatto il bando, vi è stata la partecipazione con le progettualità e due associazioni in rete ed STV hanno percepito dei finanziamenti, quindi i loro progetti sono stati approvati e le risorse dei 77.000 euro saranno destinati quindi a questi centri educativi che servono tanto anche per fasce marginali del nostro territorio. Questa settimana poi, no, questo è avvenuto il 28 ottobre, quindi parliamo proprio di notizie freschissime di ieri, pubblicata ieri la graduatoria. È importante. Ma ripeto, questo. Questi erano i centri educativi, dove delle 4. Sono stati dati all'associazione? 77.000 euro sono stati dati e approvati i progetti di Inrete e di STV. In rete era un progetto di 65.000 euro, mi pare STV di 11-12.000 euro. Sono le due progettualità che la Commissione di valutazione ha ammesso e ha finanziato. Noi poi il 25 ottobre il dirigente ha pubblicato la determina di aggiudicazione in favore sempre di una cooperativa del terzo settore che darà una mano per quelle che sono comunque le competenze un po' comunali per la pulizia dei fiumi, manutenzione verde, decoro urbano, panchine, aree verdi, e sono 98.987 euro che sono state assegnate alla cooperativa Malgrado Tutto, che già svolge sul nostro territorio un lavoro particolarmente importante. Credo che molti in questi giorni stiano vedendo anche sui social delle fotografie un po' dell'area del Ponte Scavelli, che era un'area che forse da 25 anni non era interessata da interventi di pulizia, che sta cambiando volto. Noi speriamo che possano darci sempre di più una mano, anche sopperendo, senza fare polemiche o altro, ad eventuali inerzie o ad eventuali mancati incolpevoli interventi da parte di altri enti, affinché si possa andare avanti su questa pulizia. E quindi il 25 ottobre è stata pubblicata questa determina. Sempre a riprova di quello che dicevo, che i lavori vanno avanti, e in questo permetti un attimino di fare un appello un po' ai cittadini. Nei momenti nei quali la città riesce ad intercettare importanti finanziamenti e riesce a far sì che si possa andare avanti poi per decenni in termini di sicurezza, determinati disagi un po' dobbiamo cercare di sopportarli collaborando tutti per attenuarli, ma determinati disagi li dobbiamo sopportare tutti. Questo è per i nostri figli, è per i nostri nipoti, ma è per la nostra comunità. Perché questa premessa? Perché mi ricollego ad una determina del 25 ottobre che conferma come celermente stanno andando avanti i lavori al Maggiore Perri, istituto sul quale non vi era stato un intervento forse da 60 anni, da 70 anni, io non ricordo mai, io l'ho frequentato quando ero bambino, tanti, tanti decenni addietro. Non è l'ho stata mai la visto, scuola di tutti. Cioè. La scuola di tutti, non l'ho mai visto oggetto di interventi. Adesso si sta facendo un importante intervento, vi è stato il 25 ottobre l'autorizzazione al subappalto per determinate lavorazioni, per 146.000 euro di lavorazioni, e lì adesso noi abbiamo dovuto un po' ampliare l'oggetto dell'intervento, perché andando avanti nell'esecuzione dei lavori, la ditta sta andando molto celermente, si è visto che il tetto necessita di un intervento più penetrante rispetto a quello che si pensava in un primo tempo potesse essere bastevole per dare la sicurezza assoluta. Allora, per questo aspetto del Maggiore Perri, cosa accade? Mentre in un primo tempo si era pensato di poter ovviare anche ai lavori lasciando un certo numero di classi presso quel plesso e spostando solo alcune classi presso la Pitagora, ora
vi è la necessità assoluta di spostare altre quattro classi. E allora io comprendo che spostare le quattro classi crea disagio. È ovvio che crea disagio. Abbiamo ancora 7 mesi di scuola davanti. È ovvio che chi è abituato casomai ad accompagnare al maggiore Perry può trovare altre difficoltà. Però chiedo a tutti i cittadini, questo è accaduto già a Sant'Ofemia, vogliamo dare sicurezza ai nostri figli, ai nostri nipoti, alla comunità, dotando questa città di scuole sicure? Noi abbiamo demolito Via delle Rose, dove costruiremo un edificio iper super sicuro, e le classi si sono dovute spostare, lì si sono spostate all'ex Cisia. A Sant'Ofemia stiamo realizzando un edificio, quindi con quella che è la tranquillità sotto il profilo della vulnerabilità sismica, e alcune classi le abbiamo dovute spostare a Gizzeria, anche col maggiore Perry. Ci sarà bisogno di qualche disagio, di qualche sacrificio. A me dispiace per chi dovrà affrontare il disagio, ma è un disagio temporaneo per avere poi decenni di tranquillità di e sicurezza. Serenità, probabilmente per altri componenti dello stesso nucleo familiare. Certo. Potrebbe esserci poi il nipote, potrebbe esserci tanti altri affini o tanti altri parenti. Quindi noi andiamo avanti con i lavori pubblici, a breve si interverrà anche casomai su tante strade cittadine e si dovranno fare un po' delle limitazioni del traffico. Cioè non lamentiamoci poi se ci sono i 15 minuti in più di fila, perché se si vuole migliorare, se si vogliono migliorare le cose, inevitabilmente qualche disagio lo si deve affrontare. Un aspetto che è anche importante è un avviso pubblico che abbiamo pubblicato il 24 ottobre, cioè la necessità adesso di poter comporre le commissioni tecnico-multifunzionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione degli asili nido. Su questo si era un po' in ritardo, e se non c'è completata questa procedura autorizzatoria in base alle nuove disposizioni delle leggi regionali, non si può avere neanche il bonus INPS per gli asili nido. Allora, per far questo, oggi c'è bisogno di una figura che è il coordinatore pedagogico, che non vi era nella pianta organica né del comune di Lamezia Terme né negli altri 11 comuni del piano d'ambito. Coordinatore pedagogico, capisci che è una figura un po' specialistica particolare, che possono avere solo i grandissimi comuni che hanno un numero elevatissimo di dipendenti. Noi per ovviare a questo abbiamo pubblicato un avviso pubblico, e lo dico così chi può essere interessato può partecipare. Si può partecipare entro l'8 novembre. I termini sono molto ristretti, perché è stato pubblicato il 24 ottobre, ma sono tempi molto ristretti che derivano dalla necessità di poter avviare e completare al più presto questa procedura autorizzatoria. Il 23 ottobre abbiamo concluso finalmente un iter che ha consentito la concessione di Palazzo Blasco, anche questo chiuso da tantissimo tempo, o in precedenza era sede di universitaria, in realtà mai decollata sul territorio, ma parecchio dispendiosa per le casse comunali. Oggi quella sarà la sede per un Politecnico Internazionale di Arti e Scienze. Questo sarà dato quindi per 10 anni, con tutti gli oneri manutentivi e per l'agibilità a carico del soggetto concessionario, e quindi la nostra finalità è quella di rivitalizzare ancora di più quell'area del centro storico, di farla frequentare da giovani, di rendere il nostro centro storico ancora e di più particolarmente attrattivo. Non ci dimentichiamo che per far crescere bene una comunità dobbiamo alla comunità dare anche la possibilità di spazi dove svolgere attività fisiche. Chiunque ricorda che durante le gestioni commissariali tutte le palestre scolastiche erano chiuse, noi col passettino in avanti stabilizzato di anno in anno apriamo sempre delle nuove palestre. E allora il 23 ottobre vi è stata l'approvazione delle graduatorie per l'utilizzo delle palestre. Tutti sapete che 2 anni fa c'era solo aperta la palestra della Pitagora, che l'anno scorso, grazie al rifacimento anche del parquet e di altre opere accessorie, si è aperta anche la palestra Gatti. Quest'anno si è già aperta anche la palestra della Don Bosco, e quindi il 23 ottobre sono state approvate le graduatorie, e quindi tante associazioni sportive svolgono la loro attività non più su 0 palestre come avveniva poco anni addietro, non più su 1, non più su 2, adesso su 3. A brevissimo si completeranno i lavori di Piazza 5 Dicembre, lì è una palestra
era realizzata ex novo, quindi ci sarà sicuramente la quarta. A breve si utilizzerà anche quella di Sabutano, è provinciale, ma siamo sempre in contatto con la provincia e a breve anche quella sarà assegnata. A breve finiranno i lavori della cupola geodetica e quindi ci sarà lo spazio per la scherma. Insomma, la città adesso davvero comincia a respirare. Abbiamo presentato ieri in conferenza stampa l'avvio di un progetto per il quale abbiamo avuto un finanziamento e un cofinanziamento, perché 20.000 euro sono comunali, 5.000 sono di altre associazioni, 100.000 è un finanziamento che abbiamo ottenuto, che è il finanziamento delle biblioteche di Babele. Queste sono delle attività molto importanti di inclusione di tante fasce disagiate, di avvicinamento alla lettura, alla cultura, alla biblioteca di tanti ragazzi che altrimenti sarebbero totalmente marginalizzati e esclusi. È un'attività molto importante che si svolgerà non solo presso la nostra biblioteca, ma anche tramite bibliobus che sono stati già realizzati in tante altre parti della città. Vogliamo che la cultura sia proprio portata a casa di tutti e che non si debbano aspettare che i pochi privilegiati possano accedere alla cultura. Quindi siamo stati di questo particolarmente contenti. A riprova poi oramai di un ente locale che dal punto di vista finanziario, che certe volte si possa dire in maniera proprio inesatta, forse direi anche scorretta, il 28 ottobre la COSFEL ha per l'ennesima volta in questi ultimi anni autorizzato le assunzioni al comune di Lamezia Terme. Quindi il 28 ottobre abbiamo avuto questa autorizzazione alle assunzioni. Ricordiamo, perché è bene ricordare sempre certe cose, che queste autorizzazioni non sono riuscite ad ottenerle neanche i 2 anni e 10 mesi di gestione commissariale, cioè queste autorizzazioni non le riuscivano ad ottenere neanche i commissari che erano emanazione del Ministero dell'Interno, e cioè dello stesso Ministero ove la COSFE le dà le autorizzazioni, quindi segnale questo ritengo particolarmente importante. Tutti stiamo vedendo in giro un po' per la città che la multiservizi sta proseguendo in quello che è il rinnovare le pensiline del trasporto pubblico. Noi in passato abbiamo letto anche dei post anche dei consiglieri comunali che lo sollecitavano, il progetto era già partito e si sta portando avanti, tanti cittadini lo hanno evidenziato. Oggi è bello vedere che vi sono adesso queste pensiline che giorno dopo giorno stanno andando avanti. E quindi queste sono delle notizie che ritenevo che erano importanti. Qualcuno mi potrebbe dire, ma il fine ottobre doveva scadere quel termine per la presentazione delle domande per il soggetto attuatore per il campo rom. Sì. È bene che informiamo che quel termine originariamente fissato al 28 ottobre è stato, anche su richiesta di soggetti interessati a partecipare a quell'avviso, è stato prorogato al 14 novembre. Anche io ho detto, non facciamoci prendere troppo dalla frenesia. È vero che dopo 50 anni abbiamo a portata di mano la risoluzione del problema dei problemi, ma non sono i 14 giorni che risparmiamo oggi che ci faranno risolvere il problema. È meglio perdere 14 giorni oggi, fare un'ancora più accurata progettazione di risoluzione del problema, che poi dire dopo, ah, se c'era un po' più di tempo questo si poteva far meglio. Quindi nessuna preoccupazione sulle tempistiche, semplicemente un termine che è stato prorogato dal 28 ottobre al 14 novembre. Subito dopo il 14 novembre avremo la designazione del soggetto attuatore, che avrà subito la possibilità di prendere in mano tutta la situazione. Sarà dotato di un budget di 8 milioni di euro che la Regione Calabria ha destinato al nostro territorio, ha destinato a questa tematica, per fare una fase triennale di inserimento e sgombero del campo rom, e a breve partiranno poi anche i lavori di bonifica. Queste erano notizie che volevo dare. Ultima cosa, e poi veramente mi sono forse un po' troppo dilungato, volevo ricordare che dall'1 al 3 novembre nella nostra città vi sarà la Calabria Evolution Kart Day, quindi vi sarà di nuovo la manifestazione con i go-kart, che tanto interesse, tanto pubblico, tanto hanno portato negli anni. Mi sa che qua viene arrivato un messaggio proprio su questo fatto, non vorrei sbagliarmi. Magari è stato rinviato? È proprio l'organizzatore che mi ha scritto, sì. Diceva doveva essere un mercato
insomma, trova il messaggio che può essere importante se ce l'hai. Io avevo detto, mi ero limitato a dire le date, che era 1-3 sì. novembre. Ecco Pasquale, c'è scritto, vedi che la manifestazione di Bogarte l'ho rinviata per problemi tecnici. Sarà sicuramente il giorno 29-30 o primo dicembre, se vuoi puoi parlarne. Perfetto. È stata storicizzata l'evento per il futuro. Sì, sì, l'evento è stato storicizzato, ripeto, io ancora non avevo questa comunicazione che sarà, immagino, l'organizzatore proprio di queste ore, mentre oppure mentre io stamattina ero a Catanzaro, però è un evento che è stato storicizzato, è un evento che ha sempre attratto tanto pubblico, è un evento che merita particolare attenzione, che lo si possa svolgere in questo fine settimana o tra un mese, è la stessa cosa, l'importante è che il nostro territorio sia la sede di eventi comunque così belli e così attrattivi. E poi chiude per lo sport, questo era sport, ricordiamo un grande successo società di calcio dell'Emetino, sì. Sia il Sembiase che la Vigolamese. Il Sembiase ha vinto fuori casa in Sicilia, una partita difficilissima. Molto difficile a Ragusa, sì. A Ragusa, e facciamo i complimenti al Sembiase. Assolutamente, e sì. La Vigolamese che ha vinto pure sì. fuori casa. Hanno vinto entrambe fuori casa, hanno dimostrato entrambe di essere squadre molto forti e hanno dimostrato, secondo me, entrambe di essere squadre che possono raggiungere l'obiettivo prefissato. La Vigor Lamezia inevitabilmente è quello di vincere il campionato di livello inferiore, che è l'Eccellenza, e mi pare che la squadra oggi stia dando segnale e dimostrazione di potercela fare. 3 vittorie consecutive, 10 gol fatti, 0 gol subiti. E primo posto in classifica, credo che siano particolarmente eloquenti e significativi. Il Sembiase ha mostrato di che pasta è fatto. Il Sembiase, che ricordiamo, ha vinto già in questo campionato contro Siracusa e Vibonese, che sono prima e terza nella classifica. Il Vibonese adesso è prima insieme alla Scafatese, subito dopo c'è il Siracusa. Quindi ha vinto già contro queste due squadre, ha vinto domenica a Ragusa. L'obiettivo del Sambiase è un campionato tranquillo, togliendosi tante soddisfazioni. Beh, in questo momento il campionato è più che tranquillo perché è quinto in classifica. Le soddisfazioni da togliersi, guardate, ha vinto contro Siracusa in casa e Vibonese fuori casa, più soddisfazioni di queste non ci potrebbero essere, quindi tutte e due le squadre stanno facendo bene il loro dovere. E domenica anche la Raffaella Lamezia ha vinto una partita importante, e quindi è iniziato anche il campionato di pallavolo con una partita molto importante, per cui tutto lo sport lametino deve andare avanti, tutto lo sport lametino deve crescere. Mi diceva il messaggio di Tonino Scalise, ma a me mi era arrivato il messaggio proprio dell'organizzatore in questo momento, però Tonino Scalise dice che il rinvio delle vere l'avevamo già anticipato ieri nelle mie trasmissioni con Pasquale. Io purtroppo... Pure a me mi ha scritto Pasquale in questo momento, l'organizzatore. Perciò Tonino Scalise è sempre pronto, ha ragione. Fa benissimo. Fa benissimo perché a precisare le cose. Purtroppo non riusciamo non ce la faccio. Il tempo è quello. Il tempo è quello. Io cerco di interessarmi e di seguire tutto, però purtroppo non avevo... A me era in questo momento l'avviso di Pasquale. E per questo ringraziamo pure Tonino, perché come al solito è stato molto preciso. Bene, Sindaco, io la ringrazio. In queste giornate difficili... Per lei sappiamo, ricordiamo sempre la scomparsa dell'avvocato Pileggi, un suo amico, abbiamo fatto ugualmente la trasmissione, c'è stato anche un momento, diciamo, chiedo scusa, di risata per la scenografia che è caduta, però è la vita che va così. Assolutamente sì. Io, Sindaco, la ringrazio perché grazie. È stato presente questa settimana. Grazie. E ci vediamo la settimana prossima. Buon pomeriggio, grazie. Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Unisalute, specialisti nell'assicurazione salute. Agente generale Vaccaro Aquila Maria, via 20 settembre 110, Lamezia Terme. L'ottica di Enza Augello arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nistrano 50, telefono 0968 35 57 34.
Macelleria Il Gusto delle Carni. Macelleria Gastronomia. Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Teca Green Full, più di una semplice stazione di servizio. Da noi puoi trovare benzina, gasolio, metano, GNL, GPL, AdBlu, ricarica elettrica per la tua auto. Inoltre hai un mondo di servizi per la tua sosta. Trasporto carburante, wifi free, parcheggio per auto e per mezzi pesanti. Teca Green Full, via Pasquale Cerra 5, Lamezia Terme, a pochi metri dallo svincolo autostradale.